Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento, uno dei due appuntamenti settimanali con Sprint2U dedicati alla grande atletica, ai suoi grandi protagonisti. Questa sera, come si suol dire, un ospite eccezionale, nel vero senso della parola. Per me è sempre un onore, anche se lo conosco da quando era in fasce, avere come ospite Filippo Tortu. Ciao Filippo. Ciao Ferdi, ciao a tutti. Grazie Sono permesso di dire che ti conosco da quando dell'invito. sei in fasce, cosa che è vero, insomma. Comunque, sempre un onore veramente averti e ti ringrazio per la velocità con cui hai risposto al mio invito. Senti, Grazie. stavamo parlando un attimino prima della registrazione. Comunque, stavi dicendo che stai molto bene, che era la prima domanda che ti volevo fare, per cui te la rifaccio. Come stai? Sì, sto molto bene. Diciamo che spesso e volentieri la risposta a questa domanda è collegata essenzialmente a come mi sto allenando. Quindi, se mi sto allenando bene, mi sento in forma, sto lavorando tanto, sto lavorando bene, di conseguenza mi sento meglio in generale. Quindi, sicuramente sto bene, perché appunto per ora le cose sono iniziato da 2 mesi la preparazione, sono stati 2 mesi molto intensi, ma molto soddisfacenti, ecco. Senti, prima di parlare chiaramente degli aspetti tecnici, programmi della prossima stagione importantissima. Cioè, volevo evidenziare, cosa che vabbè, chiaramente non è sfuggita, tutti lo notano, però insomma mi piace ricordarlo, che sei veramente sempre molto impegnato in quanto, diciamo, insomma, diciamolo senza nessun problema, sei uno sicuramente dei principali simboli dell'atletica italiana nel mondo e ovviamente anche in Italia, quindi sei sempre molto impegnato e questo è molto bello in attività sociali di vario genere. Un paio di giorni fa ho visto che eri a Taranto per il Festival della Cultura Paralimpica, giusto, no? Sì, no, no, vabbè, sicuramente queste sono cose che mi fanno piacere e questo è il periodo dell'anno in cui riesco a farle, nel senso che dopo, verso gennaio, quando iniziamo a viaggiare Chiaro. per allenamenti o comunque o per le gare, allora lì è un po' più complicato. Invece in questo periodo riesco e sono sicuramente temi o comunque serate o giornate che mi fanno piacere vivere, affrontare o comunque comunicare, e quindi è una cosa che ho piacere a fare. Va bene, volevo soltanto ricordarlo perché è una cosa che mi piace sempre vedere quando ti vedo in giro e ti vedo molto spesso. Chiaramente, ovviamente, come hai precisato, si può fare soltanto nei momenti in cui, diciamo, c'è meno, insomma, subito dopo, diciamo, le vacanze, insomma, all'inizio della preparazione. Esatto. Senti, parliamo un attimino dell'anno passato, insomma, cioè, voglio dire, è giusto parlarne, ci eravamo visti. Dopo le indoor, quando insomma, dopo la tua esperienza indoor, che io avevo detto che era stata non fortunatissima, mi avevi detto che ero stato troppo bravo. Cosa ne pensi della tua stagione? Cioè, parlane tu, fai tu un'analisi Ma molto sì, sintetica. allora è stata sicuramente una stagione molto complicata per via di varie situazioni che sono sviluppate sia durante l'allenamento che in gara. Non riuscivo a trovare continuità, non riuscivo a trovare il giusto assetto quando correvo, quindi ho avuto un po' più di difficoltà, cosa che non mi era mai capitato nelle varie stagioni, nelle altre stagioni, seppur comunque mi reputo ormai un atleta con tanta esperienza alle spalle, perché è diversi anni che faccio attività ad alto livello, non mi ero mai trovato in questa situazione e non riuscivo a trovare il modo di reagire, non dal punto di vista psicologico, quello sicuramente non c'erano problemi, ma di reagire dal punto di vista fisico, quindi trovarmi ad aggiustare delle cose durante la corsa e durante la stagione è una cosa non semplice. Poi c'è stato anche qualche piccolo infortunio di mezzo che l'ha resa un po' più divertente da quel punto di vista. Per fortuna non erano infortuni gravi, quindi mi ha complicato un po' le cose. Però facendo una media tra la gara individuale e la staffetta, posso dire di portare a casa un set. E alla staffetta darei 9, quindi poi naturalmente alla gara individuale darei 5.
e mi do 5 non 4 solo perché ho fatto il minimo per le Olimpiadi che mi consente di stare un po' più tranquillo questa stagione e non avere l'obbligo di fare diverse gare, cosa che invece preferirò naturalmente non fare per concentrarmi un po' di più sugli appuntamenti importanti che saranno europei e olimpiadi. Però tutto sommato è stata, ripeto, una stagione molto complicata, ma mi è servita parecchio, mi è servita soprattutto per iniziare ad allenarmi in questo periodo e capire, cioè non correre, non commettere gli errori che stavo commettendo l'anno scorso, che purtroppo sono errori che dipendono solo da me, nel senso che poi alla fine quando uno corre, l'allenatore gli può dire tutte le cose che deve fare, ma se poi lui non le fa perché non riesce a capire, a farlo, allora il problema è solo mio. E invece quest'anno devo dire che mi sento molto meglio, quindi sono fiducioso. Allora, una cosa che io, vabbè, chiaramente, come si è ben capito, conosco molto bene Filippo, è una cosa che mi è sempre piaciuta di lui, che è sempre stato molto onesto nelle sue analisi. E devo dire che hai fatto un'analisi perfetta, cioè se io dovessi darti un voto, chiaramente io non do voti perché non mi piace, ma se io dovessi dare un voto, direi che forse sarei un po' più generoso sulla staffetta, perché sulla staffetta darei 10 secco, No, chiaramente. io 10 lo do solo se vinciamo la medaglia d'oro, se vinciamo la medaglia d'argento non riesco a darmi 10. Va bene, questo è molto bello e vuole far capire come non ti accontenti mai, anche se quest'anno, secondo me, vincere la medaglia d'argento era veramente il massimo del massimo che si poteva ottenere, perché se avete avuto veramente di fronte una squadra pazzesca, Sì, insomma. gli Stati Uniti secondo me sono la squadra più forte di sempre. Poi che il fatto che non riescano a trovare una quadra con i cambi o comunque con la formazione non gli consente di correre il record del mondo. Magari anche il fatto che non si allenino a fare cambi o queste cose. Certo. No, però cioè, sulla carta sicuramente sono una squadra da record del mondo. Certo. Senti, ma se puoi dirlo, no? Cioè, tu hai detto, ho capito tante cose quest'anno, no? Ma cosa hai capito esattamente? Cioè, da cosa è dipesa questa mancanza di continuità nei 200 metri, che poi insomma è quelli su cui ormai Sì, punti decisamente. Cioè che poi il allora. problema, perdonami se ti interrompo, il problema poi, come hai sempre detto tante volte anche tu, alla fine sono i primi 100 metri, perché chiaramente se sbagli la curva è la gara Sì, ma compromessa. non è il fatto della partenza dei primi 100 metri, ma è come corri quei 100 metri, quindi nel senso. Certo. Sì, il problema secondo me era più un problema a livello di che il mio fisico naturalmente sta cambiando perché. Comunque ho raggiunto una certa età, non sono naturalmente vecchio, ma non sono più un ragazzino, quindi ci sono diverse componenti, mi sento meno elastico un po', anche se naturalmente quello rimane il mio punto forte, quindi mi sono trovato un po' con l'assetto diverso, diciamo, durante la corsa, non era più come è stato negli anni passati, perché logicamente cambiando il tuo fisico cambia anche il modo in cui percepisci il modo di correre e quindi trovandomi diciamo in un tipo nuovo di corsa tra virgolette non riuscivo a prendere bene le misure su come muovermi, su come fare determinate cose, come può essere la partenza, ma penso che il problema più grande fosse il lanciato quest'anno e se vado a diciamo togliere il mio punto forte, che è sicuramente il lanciato, Certo. cioè se non riesco a esprimermi sul lanciato, sicuramente non riesco a ottenere risultati importanti, perché sicuramente la differenza per quel che mi riguarda posso farla solo sul lanciato e per caratteristiche naturalmente, e quindi non per scelta. E quindi nel momento in cui viene meno quello, logicamente poi il tempo, il cronometro ne risente. Allora, traducendo quello che hai detto, non che non fosse chiaro, ma era giusto per, diciamo, esprimerlo in una maniera ancora più chiara. Diciamo che hai vissuto probabilmente per un po' di anni, cioè voglio dire, vabbè, sei giovanissimo, hai solo 25 anni che hai compiuto il 15 giugno, però insomma, diciamo, chiaramente fai atletica ad altissimi livelli almeno da 6-7 anni. Quindi probabilmente prima riuscivi più a essere supportato dal tuo straordinario talento, perché io
credo che atleti col tuo talento in Italia nel nuovo millennio ne siano nati veramente da contare sulle mani di una sulle dita di una mano. A un certo punto probabilmente hai dovuto cambiare qualcosa che necessariamente, che forse non sei riuscito, specialmente l'anno scorso, ancora a mettere in alto. Questo, No, fondamentalmente. sinceramente non la metterei su questo, Ok. da questo punto di vista, nel senso che non è una questione di talento, è una questione di come il fisico cambia e di come ti devi adattare tu al fisico, perché naturalmente invecchiando non è che puoi trovare un modo per ingannare questo processo, quindi non è una questione secondo me di talento, perché comunque io negli ultimi anni non è che non abbia lavorato e mi bastava scendere in pista per ottenere risultati, quindi io ho sempre lavorato tantissimo, ho sempre lavorato sul particolare, ho sempre lavorato su determinati aspetti. Il senso è che secondo me quest'anno facevo più fatica a correre bene. Di conseguenza facevo più fatica a correre e correvo più piano e quindi alla fine se non riesci a correre sciolto, se non riesci a correre alto di bacino, comunque cose tutte un po' tecniche, non voglio entrare proprio nel dettaglio, di conseguenza corri più piano. E non la metto su una questione di talento perché io sono dell'idea che il lavoro paghi molto più di qualsiasi dote che uno possa avere, poi logicamente anche quello è importante, però è semplicemente una questione di non essere stato abbastanza pronto ad adattarmi a un cambio fisiologico del mio corpo. Ok, comunque ci tengo a dire che non volevo assolutamente dire che non hai No, lo lavorato so, abbastanza no, negli ultimi anni. no, 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 lo Cioè, so, Fabio, lo so volevo. benissimo perché, però era il senso, secondo me, è più questo che per una questione di talento, ecco. Ok. Senti, Filippo, comunque ho letto una cosa ultimamente, comunque, senza entrare più di tanto, giustamente, come dicevi tu, nei tecnicismi, però una cosa l'hai detta proprio poche settimane fa, che l'anno scorso avevate provato una partenza un po' più tipo l'hai definita tu all'americana, invece da quest'anno avete deciso che ritornerete a una partenza diciamo, un po' più ampia sui primi Sì, appoggi. negli anni scorsi diciamo che abbiamo provato a portarci su quello che lo definisco il progresso, nel senso quello che sta arrivando un po' da, chiamiamo la scuola americana, ossia questo tagliare i passi all'inizio per toccare subito terra. Comunque, ripeto, non è che voglio entrare proprio nel dettaglio, però. Non si fa le mie caratteristiche, non spreco troppo nei primi metri perché alla fine arrivavo a guadagnare dei centesimi sui primi 30 metri partendo così, però il problema è che sprecavo troppe energie e non mi ritrovavo poi nella posizione giusta per correre bene il lanciato. Quindi a un guadagno di qualche centesimo di secondo nei primi 30 metri perdevo molto di più negli ultimi 70, quindi preferisco partire un po' come ho sempre fatto negli anni passati, come un po' come partivano più i giamaicani stile Asafa Powell e naturalmente purtroppo per me non così bene, anche se uno prova naturalmente a imitarlo, però ecco, l'idea della partenza è che deve mettermi nelle migliori condizioni possibile per correre il lanciato, cioè deve lanciarmi nel miglior modo possibile per permettermi di correre gli ultimi 70 metri come so fare, ed è lì che per quel che mi riguarda nel mio 100 metri o nel mio 200 metri posso fare la differenza tra una buona e una cattiva gara, e quindi quello deve avere la priorità su tutto. Senti Filippo, io credo che al di là di tutto, al di là che magari uno non possa aver colto perfettamente alcune considerazioni tecniche che hai fatto, cioè molto tecniche, Ma perché anche non se poi sono non è. bravo a spiegarmi, perché non è. No, ma Me voglio dire, ma è comunque io. molto meglio correre piuttosto che fare l'allenatore o lo scienziato. Io non riesco è troppo complicato. Per me è molto più semplice correre, quindi sicuramente non sarò stato chiarissimo, però ho No, cercato di spiegarmi.
Io credo che tu sia stato chiarissimo nella misura in cui hai trasmesso grande ottimismo e difatti quello, credo che la cosa importante sia questo. Cioè, quello che io ho capito è che tu comunque sei veramente molto carico in questo momento. Sicuramente hai preso spunto da alcune cose da mettere a posto della stagione passata, che poi fondamentalmente, ripeto, riguardavano un po' tutta una serie di cose che hai appena spiegato sull'avvio e quant'altro, anche perché poi il lanciato che abbia, che poi tu hai detto, il mio problema può essere stato il lanciato, ma il lanciato che abbiamo visto in staffetta in realtà è stato devastante. Sì, Quindi perché ecco. è diverso il modo in cui mi introduco al lanciato, nel senso che Certo. un diverso tipo di partenza, partendo da in piedi, è molto più semplice Certo. ritrovarsi sul lanciato poi. E Quindi, poi naturalmente il lanciato di un 100 metri è tanto diverso dal lanciato di un 200 metri. chiaro. Insomma, quello che conta però è che secondo me sei assolutamente ottimista e carico per l'anno prossimo e quindi parliamo un po' di questo anno prossimo, dove, cioè, l'hai dichiarato, ma era scontato che fosse, certamente non farei le gare indoor, giusto? Esatto. Assolutamente. Per cui. Magari se, siccome mi mancherà gareggiare, se avrò voglia, cioè non se avrò voglia, se rientra bene nella preparazione, un 60 lo potremmo fare, però quest'anno dubito perché a maggio ci sono già i mondiali di staffette, quindi dobbiamo arrivare pronti, già subito a inizio anno, poi ci sono subito dopo gli europei e subito dopo le olimpiadi, quindi sarà tanto complicato e quindi non penso che non farò uscite indoor. Certo, senti, stavo dicendo, una stagione veramente molto, molto, molto interessante. Chiaramente molto importanti i mondiali di staffetta perché di fatto non siete ancora qualificati, che saranno a Nassau, dal 3 al 5 maggio, mi sembra. Poi gli europei a Roma e le Olimpiadi a Parigi. Ho letto, che insomma, non firmeresti per una medaglia d'argento su 200 metri agli europei e ho letto che hai dichiarato che insomma gli europei sono il tuo obiettivo primario, fermo restando che chiaramente le Olimpiadi sono le Olimpiadi, però gli europei a Roma sono gli europei a Roma. Confermi questa cosa? Sì, È stato frainteso il tuo pensiero? assolutamente sì, poi non voglio che qualcuno lo associ a una presunzione, nel senso che so benissimo che in questo momento in Europa ci sono atleti molto più forti di me, la passata stagione ci sono diversi atleti che hanno corso più veloci di me, quindi sicuramente non arrivo lì da favorito o con l'idea. Non arrivo io stesso con l'idea di essere favorito, cioè nel senso non penso di arrivare lì ed essere il più forte, quindi non voglio che venga preso come un peccato di presunzione, ma semplicemente ho un sogno che è quello di vincere gli europei, ho un sogno di vincere una medaglia importante in Italia, quest'anno quindi diciamo che ho la possibilità, avrò l'occasione e dovrò essere bravo a sfruttarla, dovrò battere sicuramente atleti che in questo momento hanno dimostrato di essere molto più forti di me, come Hughes, ma non voglio partire con l'idea di essere già sconfitto. Io voglio andare lì e giocarmela con chiunque. Poi se dovessi vincere, naturalmente sarei molto più contento. Se non dovessi vincere, cercherò di capire se ho fatto il massimo o se ho sbagliato qualcosa. Comunque poi si vedrà. Però non metto sicuramente la firma per arrivare secondo nei 200 metri, non metto la firma per non vincere con la staffetta alle Olimpiadi, non metto la firma cioè lì metterei la firma per arrivare in finale nei 200 metri Olimpiadi. Però gli Stati Uniti nettamente, sicuramente sono più forti di noi, non c'è il minimo dubbio, ma noi andiamo lì a giocarcela, cioè non pensiamo di essere più forti, siamo consapevoli di essere più deboli, ma siamo consapevoli di potercela giocare, siamo consapevoli dei nostri mezzi e quindi andiamo lì per vincere. E poi vedremo. L'obiettivo sono tante medaglie, siccome avremo la possibilità di vincerne tante, poi dovremo essere in grado di farlo, che Adesso, è un grosso salto, ecco.
Eccoci di nuovo. C'è stato, probabilmente avete visto che c'è stato un piccolo stacco. Comunque ci siamo ritrovati. Eccoci qua. Stavamo parlando con Filippo degli europei, delle grandi possibilità, che chiaramente avrà la staffetta 4% che si presenterà agli europei probabilmente da favorita. E comunque, parlando poi delle Olimpiadi, potrà sicuramente giocarsi delle grandissime possibilità. Certamente di podio e certamente avrà anche delle possibilità Filippo di puntare alla clamorosa doppietta, giusto? Ma allora, stavamo parlando della staffetta e io ho fatto una considerazione, cioè quest'anno prima di iniziare ad allenarmi, comunque un po' prima di mettermi lì e capire gli obiettivi dell'anno, arriviamo ai campionati del mondo da campioni del mondo di staffetta in carica, perché l'ultima edizione avevamo vinto noi, in maniera molto rocambolesca, ma la fine avevamo vinto noi nel 2021. Agli europei arriviamo essendo, cioè, avendo corso il tempo più veloce l'anno scorso in Europa, cioè tra le squadre europee, quindi arriviamo lì col miglior accredito di quest'anno. Poi magari durante Certo. l'anno ci sarà qualcuno che corra più forte. Alle Olimpiadi arriviamo da campioni in carica, quindi ci sarà tanta pressione, ci saranno però tante aspettative, ma le aspettative che abbiamo noi nei nostri confronti sono sicuramente più di quelle che gli altri possono avere, e quindi noi andremo lì per provare a riconfermarci. Poi non sarà affatto semplice, come dicevo prima, però uno deve partire con quell'idea. Certo, tra altre cose, tu l'hai citato più volte, una squadra azzurra straordinaria, negli ultimi anni stanno uscendo veramente dei nomi nuovi e peccato che la squadra possa essere composta globalmente solo da 8 ragazzi, perché in realtà ce ne sarebbero anche 10-11, insomma in questo momento veramente. Il movimento della velocità, un po' tutto il movimento, ma insomma il movimento della velocità in particolare sta veramente, anche quello femminile, diciamo, però insomma, specialmente quello maschile è molto florido, quindi insomma ci sarà soltanto l'imbarazzo della scelta per il professor Di Mulo nel trovare chi schierare, fermo restando che insomma è inevitabile dirlo che insomma senza di te, senza Marcel, però insomma non. No, ma quello, guarda, io non credo, penso che la staffetta sia la chiave della staffetta sia il gioco di squadra e il modo in cui vivi la staffetta più che corri in quel momento. Naturalmente l'allenamento nei cambi e la condizione fisica di chi corre fa la differenza, però lo spirito è quello che sembrano le solite frasi fatte. Ma io me ne sono reso conto in questi anni, nel momento in cui c'è coesione, c'è voglia di stare assieme fuori dalla pista, c'è voglia di scherzare, voglia di ridere, di divertirsi assieme, voglia di raggiungere gli stessi obiettivi, la staffetta corre più veloce. Basta guardare il 2022. No, scusami, il 2023, mi sono confuso. 2023, questa stagione, abbiamo avuto diverse difficoltà, non riuscivamo a fare il tempo per andare a fare i mondiali. Poi c'è stato un raduno in cui il clima è stato molto più disteso, molto più felice, cioè eravamo molto felici di essere lì a preparare insieme la staffetta e abbiamo preparato una gara che è stata a Grosseto, e dove abbiamo fatto un grandissimo tempo perché abbiamo fatto 38 e 0 e ci ha consentito di andare, che è stato il terzo miglior risultato fino poi ai mondiali, che ci ha consentito di andare a fare i mondiali, ed è stato frutto proprio di un raduno dove abbiamo vissuto proprio in ogni istante tutti assieme, in ogni momento col sorriso sulle labbra, e siamo arrivati in gara che avevamo una carica addosso decisamente diversa rispetto alle altre occasioni.
Sì, in effetti quella è stata un po', diciamo, la chiave di svolta della stagione. Senti, una curiosità, dai, chiudiamo con... Tanto poi alla fine si è concluso tutto bene. Cioè, raccontami quello che è successo su quella curva lì, dai, a Grosseto. Dopo che hai dato Ah, il... Cioè, certo. quando c'è Carrelli ha tagliato il traguardo, insomma. Ma è quello, Racconta capito? esattamente la Quello dinamica. è stato il problema. Sono stati tre fattori. Innanzitutto, il fatto che eravamo così contenti, così trasportati, così arrivando a quella gara, che ero molto contento di come era andata. Quindi mi sono sentito libero di poter esultare, cosa che io non faccio mai. Allora, cosa ho fatto? Siccome avevo un problema al piede, prima cosa che ho fatto appena finito di correre, mi sono tolto le scarpe perché mi faceva male. E avendo queste scarpe in mano, molto contento del risultato ottenuto, le ho tirate per terra e mi è uscita la spalla. E devo dire che poi non mi ha causato pochi problemi perché tuttora ci sono molte cose che non riesco a fare. Però vabbè, alla fine non è un qualcosa che mi limita moltissimo. Però ecco, è stata una bella rottura di scatole. Adesso tutti i giorni devo fare esercizi, cioè ci devo dedicare tanto tempo, tante energie per evitare che succeda di nuovo, ecco. Però è stato anche lì, è stato un momento divertente perché poi io cioè, ero lì in pista. Nessuno capiva cosa mi fossi fatto da lontano, pensavo naturalmente mi fossi stirato o qualcosa del genere. Invece dicevo era la spalla, chiamato il fisio della pista, è arrivato, mi ha messo la spalla dentro. È stato un po' anche lì un po' divertente. Poi da lì mi prendono in giro. Tra l'altro, io ero in stanza con Rigali durante tutto il raduno e poi nella trasferta, e lui aveva la spalla quasi bloccata perché aveva dei problemi. Un infortunio alla spalla, io l'ho preso in giro parecchio, quindi poi il karma mi ha punito e mi ha fatto arrivare questo infortunio bizzarro, come quasi tutti gli infortuni della mia carriera. Sì, infatti, ricordiamo il famoso gradino in Piazza di Spagna dove sei Sì, queste sono le cose scivolato. strane che mi sono successe. Senti Filippo, ti ringrazio tantissimo, è stato come sempre un piacere, sono veramente felice di averti visto così, sono veramente felice di vederti così carico e ti auguro, vabbè. Avrò poi modo di farlo di persona, però insomma ti auguro pubblicamente le migliori cose per la prossima stagione che spero ti porti veramente tanto, tanto perché te lo meriti, per tutto quello che hai dato all'atletica italiana, perché insomma mi piace sempre ricordare e lo dico non perché lo dico io, lo penso, perché me l'hanno detto in tanti ed è così. Sei stata la prima grande svolta per l'atletica italiana nel 2018 col tuo primo grande record. E da lì, secondo me, sono partite tante cose. Quindi grazie Grazie. veramente. Poi non so se questo è vero, però in ogni caso mi fa piacere sentirmelo dire, quindi ti ringrazio. Ma è una cosa che mi hanno detto in tanti. La cosa bella è che me l'hanno detto anche in tanti atleti, e credo che questa sia la cosa più importante, insomma. Che lo pensi io, poco conta. Che lo pensino tanti atleti mi sembra una cosa bella. Allora, ringrazio Grazie. Scaletto. Grazie, grazie Grazie Ferdi. veramente e a presto. A Grazie presto. ancora. Ciao Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Perfetto, anche per questa sera abbiamo finito. Ci vediamo alla prossima e come al solito, buona atletica a tutti.